Ciao a tutti. Ci sentite? Sì, sento. Dopo, a noi piace rispondere. Solo un'informazione. Allora, Gianluca, Piero, Ignazio il volo. A grande richiesta l'album, il disco uscirà una settimana prima invece del 24 di febbraio, martedì prossimo il 17 di febbraio. Vi lascio fare le domande dai ragazzi. Siate buoni però. Non sentiamo. Sì, un attimo. Attimo il microfono. Brava. Ci sente? Eccola. Sono Chiara Bonarigo di Bocconi TV. Volevo farvi una domanda al volo. Veramente? Bella, ci piace. Grazie, molto bene. No, volevo chiedervi, scherzi a parte, se la vostra partecipazione al festival è dettata dal fatto che vogliate avvicinarvi un po' più al pubblico italiano dal momento che il vostro successo internazionale è un po' più risonante, nonostante abbiate anche un grande successo in Italia. Beh, ma sicuramente possiamo chiamarla un'azione di posizionamento, questo è poco ma sicuro, visto le tante esperienze all'estero. Volevamo tornare in Italia, non vedevamo l'ora di tornare in Italia per portare questo genere musicale che in effetti manca da molti anni in Italia, ed è la prima volta che tre ragazzi di 20 anni cantano il pop lirico, perché si chiama così. In effetti anche su Google, se cercate pop lirico, esce il volo. Quindi sì, ci manca la nostra terra, è da 5 anni che siamo fuori, quindi non vedevamo l'ora di tornare. Grazie. Ciao ragazzi, sono qua. Dove sei? Ecco. Ciao, Antonio Rinuzzi. Ciao. Senti, voi siete arrivati a Sanremo, forse il momento in cui Sanremo ha bisogno di uscire fuori, andare all'estero, di farsi riconoscere nuovamente come qualità della musica. Ma voi pensate anche che il vostro percorso, nel vostro percorso poteva servire Sanremo? E poi la seconda domanda, avete in mente di ritornare poi alla classica, alla lirica? Considerando... Facciamo andare avanti. Era proprio per te. Innanzitutto rispondiamo dall'ultima domanda. Noi non abbiamo mai fatto lirica, non abbiamo mai fatto opera. Infatti è questo il problema, che tantissimi italiani pensano che noi facciamo solo quello. Innanzitutto è un po' presuntuoso da parte nostra tentare di cantare lirica, perché siamo tre ragazzi di 20 anni e ancora dobbiamo studiare, abbiamo tanto da studiare. Dei tre, l'unico che in futuro ha voglia di fare lirica sono io. Infatti adesso, la domanda era adesso, proprio per te. Sì, ma adesso io sto studiando lirica.